problema lì, quindi tu gli mandi a casa uno che poi gli ma se dopo non cade. Barelle per i pazienti bariatrici che consentono appunto il loro trasporto in maniera più agevole sono state consegnate questa mattina a tutte le province dell'azienda sanitaria sud-est, quindi Arezzo, Siena e Grosseto. È un progetto che tocca tutta l'area vasta sud-est, che è interessata anche la regione a quale aveva inviato in azienda una lettera di interessamento al progetto bariatrico per il trasporto dei pazienti obesi. Questo è un progetto che ci rimette in linea e ci allinea con l'emergenza nazionale, non solo però che riguarda il territorio ma anche dentro l'ospedale. Se abbiamo i problemi di trasporto anche intraospedalieri, i nostri mezzi entrano dentro l'ospedale, le barelle entrano dentro l'ospedale e fanno il trasporto comunque. Il secondo vantaggio hanno queste barelle qua, non solamente per il trasporto dei bariatrici ma anche per la legge 81, perché fondamentalmente il responsabile ANPAS, Misericordia e CRI devono far rispettare anche la legge 81 per gli infortuni sulla schiena, visto che si guidano con appena minimo sforzo. La differenza è sostanziale, visto che è una barella completamente elettrificata, che ha un grande vantaggio, che non è un vantaggio oltre, cioè un vantaggio sicuramente per i soccorritori, perché ovviamente hanno minor problemi per quanto riguarda il carica-scarico, ma è un vantaggio per l'utenza. Perché in questa barella basta un solo operatore per poterla andare avanti, il che vuol dire che l'altra parte dell'equipe, sia noi con il 118, si può tranquillamente andare in assistenza senza che nessuno venga distolto. Quindi il grande valore che ha questa barella non è solamente sulla parte tecnica, è sul fatto che tu non distogli l'assistenza. Per il momento sono 7, per un importo complessivo di circa 140.000 euro. L'ottimale è che tutte le ambulanze ne fossero dotate. Cioè, quelle precedenti barelle era difficoltoso il sollevamento perché era un sollevamento manuale, questo è un sollevamento automatico e quindi anche un operatore di piccole dimensioni può sollevare in autonomia un paziente di notevole peso. Sono di grande importanza perché l'emergenza del paziente bariatrico, per quanto non frequentissima, è un'emergenza che ci mette sempre in grosse difficoltà. Quindi avere la possibilità di avere almeno una in ogni provincia, sono di più, ma insomma avere almeno una in ogni provincia per poter gestire questo tipo di situazioni molto particolari ci solleva, diciamo, da questa difficoltà e ci dà una prospettiva di ulteriore miglioramento del servizio.